Buongiorno ragazze, primo video tutorial per quanto riguarda la new collection della stagione 2021 autunno. Cominciamo subito a vedere questa maglia qui che indosso già, mi sono portata avanti col lavoro ragazze, perché le sto stravendendo tantissimo. Il tessuto è tactile, è freschissimo, bellissime la fantasia animalie oggi disponibile, e nella versione panterona e nella versione maculata. Allora, chi già se l'è presa sa che ci sono tre modi, e ve li faccio vedere qui, di poterla indossare. Ovviamente, primo modo, lasciarla sciolta, perché questo in realtà è un nodo, quindi con una punta laterale, e magari andarci a mettere un bel cintone, sblusarla leggermente. È ottima da poter mettere anche sul leggings. È una maglia che ha la manica lunga, quindi due possibilità per tirare sulla manica: o sfruttare la cucitura che c'è laterale e rimboccarla all'interno, ragazze, e rimane così e diventa un tre quarti, oppure ovviamente andarla a rigirare e fare un bel risvoltone alto per farla un pochino più ferma e regolarla anche leggermente più corta. Questo è possibile perché la manica è lunga, è abbastanza morbida, e perché il tessuto stampato in tactile rimane stampato anche all'interno e quindi non ci va a dare fastidio l'effetto. Vedete? Mi piace molto così. Allora, la metterò direttamente così. Adesso ci ho applicato un bel cintone e quindi l'ho lasciata effetto lunghetto, e sarebbe ottima anche da portare su un leggings o magari su una gonnellina a tubino, o perché no su uno shorts, ragazze. E poi, ecco, tirate su bene le maniche, vi faccio vedere il secondo modo per poterla mettere. Allora, ovviamente questi due lembi servono per fare un nodino, quindi qual è il modo migliore di portarla come dovrebbe essere? Ovvero, col nodino la possiamo andare a sblusare, rimane a metà ciapetto per quanto riguarda la lunghezza, e anche la morbidezza la sfruttiamo tutta quanta perché rimane bella ampia. Lo scollo è a V, volendo rimane abbastanza morbido da poter tirare fuori una spalla, voi lo sapete, io lo adoro questo modo, ma volendo è carinissima anche da lasciare centrata per quanto riguarda la scollo. Il terzo modo, che è quello che piace più di tutti ragazze, è quello che va a tirare la maglia sopra le ciapette, quindi proprio al punto vita, incrociare i due lembi, ripassarli dietro e annodarli sempre al punto vita, all'altezza del punto vita, mi raccomando. Fatto il nodino, a questo punto basta tirare leggermente più giù la parte di sotto della maglia e andare a coprire leggermente le ciapette. Rimane un pochino più sagomatina e nella parte superiore fa un gioco incrociato che è molto molto carino. Ragazze, questo è uno dei modi che piace di più quando la facciamo provare la maglia. Voi che dite? Mi raccomando ragazze, nei commenti fatemi sapere qual è il modo che preferite per indossare questa maglia, se l'avete già presa, e se avete già preso la maglia magari fatevi fare anche una foto e taggatemi nelle vostre stories. Ragazzi, a questo punto io vi saluto. Jessica, il video era per te, mi raccomando fammi sapere se sei riuscita poi da sola a metterti bene la maglia come avevamo detto. Ci vediamo, ciao!